professor John Nash. Vuole sedersi? Questo è il suo posto. Ho dimenticato di dire che faremo l'intervista in inglese per semplicità. Credo che molti di voi avranno le cuffiette, quindi potrete seguire quello che diremo. Professor Nash, prima di tutto la volevo ringraziare di cuore per essere venuto qui e di aver accettato l'intervista. Mi racconti la sua prima impressione di questo festival, cosa ne pensa? Sembra abbia avuto successo grazie ai numeri. Solo grazie ai numeri? C'è il concetto del festival e poi si hanno i risultati. I numeri delle persone qui indicano il risultato raggiunto. Lo sa che i numeri indicano più di 50.000 persone in 4 giorni e ci sono 3.000 persone qui e molti altri fuori, tutti presenti per ascoltarla, quindi penso che potremmo iniziare da questa mattina, dato che lei era qui questa mattina, proprio su questo stesso palco, e ha giocato a scacchi. Com'è stato giocare a scacchi con Boris Spassky? Il mio gioco è stato in verità quello di un amatore. Io sono un esperto nell'accesso computeristico al gioco degli scacchi su internet. Non sono esperto nel giocare il gioco degli scacchi su internet, bensì organizzo gli accessi, trovo i luoghi dove poter giocare. Lo fa per se stesso, per i suoi amici, per la sua famiglia. È installato a casa, così da poter scegliere diversi giochi. Johnny ha giocato a scacchi e checkers. Ha giocato per caso anche questa mattina, solo per poco? Sì, per pochissimo tempo. Ad esempio, mi ha detto che c'è stata una mossa che non le è piaciuta, di cui in qualche modo stamattina si è pentito. Ci si pente di uno sbaglio quando si sbaglia. Fu quando Spassky ha spinto in avanti il suo alfiere con una classica mossa che presupponeva che spingessi in avanti il mio pedone in modo da potergli rimandare indietro il suo alfiere. Sembrava così ovvio, eppure ho pensato che se Spassky aveva compiuto quella mossa, evidentemente il mio non era un contrattacco così buono. Tuttavia penso che lo fosse, ed è ciò che avrei dovuto fare a quel punto. Essendo un matematico, oltre che un giocatore di scacchi, vorrei, se fosse possibile, commentare un quesito posto questa mattina a Spassky, il quale però era piuttosto restio a dare la risposta. Pensa che ci sia un legame o un parallelo tra il gioco degli scacchi e la matematica? Esiste sicuramente un parallelismo con la scienza del computer, poiché è possibile sviluppare un potente programma per il gioco degli scacchi. E l'obiettivo è molto più duro a quel livello. Credo sia davvero una sfida da studiare in Giappone. Ma intendevo più gli scacchi come metafora, per esempio, della matematica, oppure viceversa, la matematica come metafora degli scacchi, forse processi similari, tuttavia diversi. Sì, sicuramente vi sono delle somiglianze nelle prove di precisione. Per avere un gioco veramente buono, si deve avere prove analoghe per determinare la sua solidità. Ogni stadio non deve avere falle. Quindi la matematica è come un teorema, come la prova nel teorema, in un certo senso. In un certo senso. Ma è ovvio che alcuni potrebbero dimostrare che giocare dalla parte opposta potrebbe non essere buono.
Ma ci sono anche altri giochi che lei ha svolto. Uno di questi l'ha proprio inventato. Ci racconti di quello chiamato Rahex, ma che, se non sbaglio, al tempo in cui l'ha inventato lo aveva chiamato diversamente, giusto? In realtà fu coinventato, ma per quanto ne so, inizialmente, quando venne concepito, era un gioco che illustrava concetti teorici di gioco. Precisamente? Precisamente quali? Era un gioco nel quale il primo giocatore aveva un vantaggio intrinseco, ma nonostante ciò non potevi facilmente vedere come usare il vantaggio per te. E questo è presumibilmente vero applicato agli scacchi, ma non è un teorema. Uno degli aspetti degli scacchi è che, per quanto bene la grande massa o il computer possono giocare, non è mai stato dimostrato che il bianco ha il vantaggio. Dove e quando ha inventato Hex? Durante i miei primi studi a Princeton. Quindi nei primi anni 50 o alla fine dei 40? Potrebbe essere stato prima del 49. Del 1949. Non l'ha commercializzato, vero? Penso che agli studenti o ai suoi compagni di studi piaceva giocarci. Beh, si giocava in larga misura nella sede di matematica. A Princeton? Sì, fu costruita una tavola. Una buona tavola esagonale. Una buona tavola con facce esagonali. A forma di grande diamante, che durò per molti anni. Non penso ci sia più. Credo non sia più in uso. Quindi non ha mai preteso delle royalties? Sì, giocavo con pietre. Quindi non ha mai preteso delle royalties? No, ci fu un tentativo. Ci fu un'altra persona, David Gale, una sorta di... Un teorico del gioco? È più vecchio di me, ma ebbe l'idea di promuovere il gioco. Ci fu un tentativo di venderlo alla Parker Brothers, ma penso che alla Parker Brothers non lo considerarono un'invenzione, perché qualcuno in Danimarca l'aveva precedentemente inventato senza però chiamarlo Hex. Era uno scrittore, il quale recensiva diverse tematiche e adottò il nome di un famoso ammiraglio olandese, piuttosto che scegliere un nome danese. Tuttavia, la Parker Brothers realizzò una versione del gioco 10x10, una matrice. Mentre la sua versione era... Noi avevamo una tavola 14x14, ed è molto meglio per un gioco ambizioso se gli spazi si restringono e il gioco diventa ovvio, poiché diventano ovvie le mosse. E ha dimostrato alcuni teoremi di questo gioco, vero? Il teorema è che il primo giocatore può vincere. Come la strategia vincente? Come la strategia vincente. Ma la strategia non si conosce. No, è un teorema esistente. È puramente un teorema esistente? Sì, è un teorema esistente che prova l'esistenza di contraddizioni. Questo ci porta un po' al teorema del gioco. Questo è un teorema sui giochi? Sì, ho sviluppato una sorta di gioco che illustra alcune teorie sui principi di gioco, anche alcune tipologie, poiché queste ultime erano necessarie per dimostrare i teoremi del gioco. E la sua prova fu la stessa che dimostrò Milnor. Ne vidi una, credo, di Milnor, presentava alla Mathematical Intelligence qualche anno fa. Quella fu essenzialmente una esposizione che può aver migliorato qualsiasi prova precedente, ma che non fu interamente nuova. Parliamo del vero teorema del gioco che ha sviluppato in quegli anni. Innanzitutto, come mai si è interessato alle regole del gioco? Non era certo un argomento popolare all'epoca, giusto? Era più o meno sconosciuto, eccetto per von Neumann e Morgenstern, i quali pubblicarono un libro nel 1944 intitolato La teoria dei giochi e il comportamento economico. Si trattava di un titolo ambizioso,
e l'ambizione era giustificata, perché successivamente la teoria dei giochi divenne un argomento che interagì con l'economia. Inoltre, le economie dipesero da esse. Anche per via di questo libro, probabilmente? Il libro introdusse la tematica secondo la quale la teoria dei giochi dovrebbe ricoprire un ruolo importante per l'economia e che l'economia si dovrebbe sviluppare da questa ottica. La teoria dei giochi dovrebbe spiegare i risvolti comportamentali nell'economia. Si interessava già di economia all'epoca oppure solo all'aspetto matematico della teoria? Mi interessavo alquanto di economia. Credo di esserlo sempre stato. Prima di andare a Princeton, ho deciso di seguire un corso di economia, oltre ai miei corsi di matematica e chimica. Quindi ha seguito un corso? Sì, era chiamato Economia Internazionale. Credo che fosse tenuto da un austriaco. E quelli furono gli unici studi che compì di economia? Fu l'unico corso formale che ho seguito. E come ha deciso il soggetto della sua tesi? Fu un grande passo in avanti, partendo da zero o pochi giochi e passare a qualsiasi tipo di gioco. È visto così ora, ma a quei tempi non fu così rapidamente accettato. Ma ci furono un paio di persone che furono accettati come Kenneth, Arrow e Gerard de Bruyne. Ma questo ovviamente fu dopo? Dopo che l'ha fatto lei? Penso subirono l'influenza della mia pubblicazione originale. Ad esempio, esiste un legame tra la prova dell'esistenza dell'equilibrio nei giochi e l'esistenza dell'equilibrio nelle situazioni economiche? È ciò che chiamiamo equilibrio generale. Ciò che successe fu che un giornale di Arrow e de Bruyne, nei primi anni 50, giusto? Sì, ed entrambi usarono la teoria di Kakutani, del punto fisso. Io l'avevo già usata l'anno prima nella pubblicazione sui punti di equilibrio, ciò che ora viene chiamato l'equilibrio di Nash, e avevo usato la teoria di Kakutani. Questo David Gale, che si trovava coinvolto nel gioco di X, suggerì di usare la teoria di Barrow. Io avevo pianificato di usare il teorema del punto fisso, in quanto più basilare. La mia prima pubblicazione, costituita da una pagina che illustrava i precedenti dell'Accademia Nazionale di Scienze, e si tratta del grande teorema che le valse il premio Nobel, vero? Questo è ciò che dissero, ma non avviene proprio in questo modo. Loro scoprono qualcosa, ma poi sviluppano... In un discorso generale. Sì, che poi determinano e dimostrano il tutto. Alcune basi. Ma come le è venuta l'idea di applicare un teorema del punto fisso per dimostrare un equilibrio? Beh, qui si parla di matematica. Perché si applica un teorema del punto fisso? Ci sono varie equazioni per applicare il teorema del punto fisso. Per ottenere delle soluzioni a queste equazioni? Può trattarsi di un caso di stabilità che può corrispondere a un teorema del punto fisso. Ci sono varie situazioni generali. Ovviamente anche von Neumann lo ha applicato nei suoi lavori, credo. Ne era a conoscenza? Ne conoscevo alcune. Non sapevo tutto né tutti i probabili casi in cui si poteva usare. In un libro, von Neumann ha alla fine proposto di non usare il punto fisso direttamente. Ha usato qualcos'altro, che è una sorta di equivalente. Era in un certo senso mascherato? Sì, si può dire. In precedenza, von Neumann lo ha applicato e lo ha illustrato in un'altra pubblicazione degli anni 30. La pubblicazione originale, vero? Non era la pubblicazione originale. Quella non era la sua teoria del gioco originale, la quale risale al 28. Sì, nel 28, era ciò che pensavo lei intendesse. Il teorema.
Ma poi negli anni 30, quando frequentava già Princeton, pubblicò un testo avendo un tipo di equilibrio, di interazione. E applicammo il teorema del punto fisso. E questo testo aveva ispirato Kakutani per sviluppare il teorema del punto fisso di Kakutani, semplificandolo. Quindi, di fatto, alla fine, fu stimolato da von Neumann. Poi io l'ho illustrato nel testo. Abbiamo fin qui parlato del grande uomo, von Neumann, il quale lei ha probabilmente incontrato e con cui, presumo, lei ha discusso alcuni dei suoi risultati? Sì, l'ho incontrato quando stavo a Princeton. Dopo che aveva già effettuato i suoi lavori? Probabilmente l'avrò incontrato prima, incontri sociali in senso distante, come studenti che incontrano quelli che si trovano lì. Ha delle storie da raccontare su di lui. Ci sono molti aneddoti e nessuno sa mai se sono veri o meno. Ci sono molte storie. Ci può raccontare alcune delle sue? Ne ho sentite, ma non ne ho proprio una mia. Gli ha spiegato i risultati che ha ottenuto? Sono andato da lui una volta, quando ormai ero già avanti con le mie ricerche. Gli ho spiegato che avevo un altro modo di vedere giochi semplici. E lui non ha detto molto, ma la cosa che mi ha detto fu sorprendente. L'uso del teorema del punto fisso decresce. Questo è quello che le ha detto subito? Sì, e questo mi sorprese. E sembrava come... Ma poi non fu così sorprendente quando ripensai tempo dopo alla sua applicazione dei teoremi del punto fisso e che il teorema di Kakutani si ispirò alla sua applicazione del teorema del punto fisso. E poi l'ho usato io. E ce l'ha una storia di von Neumann, l'ha appena raccontata. Credo che lei può raccontarci una storia su Einstein. Ma no, è come la storia su come calcolare le distanze percorse dalle api. E com'è questa storia? Ma non so se ci crederete, ma questa è la storia di due treni che si avvicinano a una certa velocità e un'ape sta volando tra l'uno e l'altro a una velocità ancora più alta. Hanno poi calcolato la distanza percorsa dall'ape e si suppone che von Neumann lo ha fatto a mente sommando il totale. L'intera serie di percorsi? Sì. Suppongo ci sia un trucco. Il trucco è calcolare il tempo intercorso e la velocità dell'ape. Moltiplicando per la sua velocità si ottiene la distanza percorsa dall'ape. Quindi è proprio vero. La gente ha sempre detto che era così veloce, così prolifico, così onnisciente, pare. Sembrava sapere tutto, vero? Anche lei ha avuto la stessa impressione? Lui è sicuramente molto acuto, ma nessuno può sapere tutto. Nessuno può sapere tutto? Sicuramente c'è stato qualcuno che sapeva tanto, sia Albert Einstein. Ha avuto un incontro con lui, giusto? Von Neumann può aver saputo più di Einstein. Forse perché Einstein era più specializzato in un campo. Ma lo ha anche incontrato? Sì, l'ho incontrato. Com'è successo? Si pensava di cosmologia, gravità, forse campi unificati, radiazioni, elettronica, elettromagnesi e anche l'espansione dell'universo. Quindi ho pensato alla possibilità di come i fotoni che attraversano lo spazio possano essere rallentati per via di un effetto inverso, perdendo energia, generando onde gravitazionali. Questo potrebbe essere una spiegazione dello spostamento verso il rosso? Ho incontrato tempo dopo un'altra persona, un fisico, il quale ha avuto la stessa idea e quindi se ne discusse.
Le varie prospettive sull'evidenza dell'espansione dell'universo è parte dello spettro della radiazione di fondo. Come mai si è interessato innanzitutto a queste questioni cosmologiche? Voglio dire, la teoria dei giochi e la cosmologia sembrano essere così distanti. Sono sempre stato generalmente interessato alla scienza. Quindi credo sia questo. E poi stavo dicendo, è andato a incontrare Einstein. Stando a Princeton, sai che Einstein è molto stimolante. Penso che lui abbia influenzato anche il mio lavoro nella matematica pura, perché gli spazi e i tempi topologici sono analoghi a quelli di geometria romana. Abbiamo la forma della geometria romana, ma il cambio della tensione metrica non è positiva. Altrimenti è formalmente lo stesso. Si ha la tensione Ricci. Molti italiani hanno di fatto lavorato sì. In questo campo. E l'identità è Bianchi. 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 Identità Bianchi. Ma poi cos'è successo quando è andato a trovare Einstein? E prima di tutto è stato facile incontrarlo? Lo ha semplicemente chiamato? No. Non è stato così facile, ma ovviamente lui incontrava gente. Ma lei era uno studente al tempo. Sì, ma non penso che lui... Lui aveva un assistente e ciò che successe fu... Gli studenti erano quelli che avevano seguito matematica o logica. Kemeny. Sì, John Kemeny. Lì al tempo, e io pensavo che fosse una specie di guardia del corpo. Come una guardia del corpo? Pensarono che lei fosse pericoloso? Einstein poteva essere un obiettivo per i terroristi. Per ragioni politiche? Eravamo persone conosciute. E cosa le disse? Gli ha spiegato la sua teoria? Gli ho spiegato la mia idea. Non avevo proprio una teoria, ma spiegai che forse questo meccanismo poteva essere rilevante perfino in relazione alla teoria dei campi unificati. E ha accettato la teoria? No, non l'ha proprio accettata, proprio compresa. Mi ha detto che dovevo veramente approfondire molto i miei studi. Se volevo pensare a queste cose. Quindi l'ha rispedita a scuola? Sì, sì. Quindi lei ha compiuto studi e svolto il suo grande lavoro sulle teorie del gioco in quegli anni. Perché non vediamo... Possiamo vedere il primo filmato, per favore? C'è una piccola scena tratta dal film Beautiful Mind, alle sue spalle, che vedremo ora. Adam Smith needs revision. What are you talking about? If we all go for the blonde. We block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way, and we don't insult the other girls. It's the only way we win. Well, of course... Ovviamente questo è ben lontano dalla realtà, vero? E innanzitutto la scena che abbiamo visto non ha mai avuto luogo. Immagino, cosa pensa che il film abbia provato a spiegare e secondo lei è riuscito nell'intento? Io penso che sia un po' come le altre cose. Il lavoro degli sceneggiatori, che sembravano molto bravi. Si tratta dello stesso che ha scritto il Codice da Vinci. È la stessa squadra.
Cosa pensa di questa scena in particolare? Questa è l'unica scena del film che ha a che fare con la matematica vera, giusto? E l'hanno sbagliata. Sinceramente, la teoria del gioco non può essere applicata su un qualcosa del genere e ottenere tali risultati. Credo si tratti di psicologia, di meditazione. Se Alicia fosse stata una bionda, lo sceneggiatore avrebbe scritto qualcosa di diverso. Ma pensa che siano riusciti a spiegare la nozione dell'equilibrio di Nash? Non credo ci fosse un reale tentativo di farlo. E non ci sono riusciti comunque. Avrebbe voglia, ovviamente non in termini tecnici, ma dato che è stato lei ad inventarlo, come spiegherebbe in due parole o in quattro parole la nozione dell'equilibrio di Nash? Dunque, se il gioco può descrivere in termini di strategia, in particolare un numero finale di opportunità, come l'opportunità di giocare. Un esempio, sono riuscito a lavorare durante il periodo della tesi, a un processo da applicare al gioco del poker. Anche von Neumann ha lavorato sul gioco del poker, ma lui si è limitato a due giocatori. Mentre io applicavo l'equilibrio di Nash con tre giocatori. Il punto e tre o qualsiasi altro numero sarebbe lo stesso. È molto naturale per il poker, poiché è previsto che nel gioco del poker ognuno giochi per se stesso. Non ci sono alleanze, non ci sono coalizioni, agenti segreti o trattati segreti. Se il numero di giocatori si potesse ridurre, cosa possibile nel mio esempio, per semplificare il numero finale di strategie. Poiché la strategia di ogni giocatore interagisce con quella degli altri. Poi bisogna creare una strategia mista per applicare probabilità miste alla strategia pura. L'equilibrio esiste se ognuno dei tre giocatori ha una strategia mista. E non può migliorare la combinazione, a patto che gli altri giocatori unilaterali abbiano delle fisse, che le loro strategie siano state fissate, sì, unilaterali, quando non si può unilateralmente migliorare modifiche unilaterali della sua strategia. Allora a questo punto si ottiene che ogni strategia è in equilibrio. C'è uno scrittore italiano, non so se lo conosce, Italo Calvino, il quale ha scritto un famoso romanzo che si chiama Se una notte d'inverno un viaggiatore. C'è una frase che alcune persone hanno preso come la descrizione dell'equilibrio di Nash, che afferma che a volte nella vita non possiamo ottenere il meglio, ma che a volte possiamo tutti evitare il peggio. Pensa che questa possa essere una descrizione? Sicuramente è consona. È tipico evitare il peggio. E per ottenere il meglio è necessaria una cooperazione. Ma la mia tesi, quando l'ho scritta, prevedeva l'assenza di giochi non collaborativi. Implicava che i giocatori agissero indipendentemente. Abbiamo parlato dell'equilibrio di Nash e ovviamente molte persone pensano che la gran parte dei suoi lavori si applicassero nella teoria dei giochi, mentre in verità ben pochi documenti degli anni 50 si dedicarono ad essa. Perché non trattiamo brevemente alcuni dei concetti che sono attualmente applicati in matematica e che portano il suo nome? Come per esempio, cos'è questo Nash blow up? Fu un'idea che pensai per la geometria algebrica, sviluppata tardi, negli anni 60. Trattava di un processo naturale, in geometria algebrica,
ed aveva l'intenzione di risolvere le singolarità. Sembrava funzionare al riguardo. Il concetto si basava su una risoluzione canonica, le singolarità. Risultò che un altro processo andava eseguito prima e successivamente quello di Nash. Quindi è un ingrediente, se così si può dire. Potrebbe essere un ingrediente. Per quanto ne so, la fine della storia non ebbe termine. Non ancora? Il problema delle singolarità è considerata risolta in svariate possibilità interessanti, che chiamiamo caratteristica zero, che non rappresenta una caratteristica primaria. Ha usato il termine spazio topologico. Esiste anche uno spazio topologico di Nash relativa a questo argomento, oppure si tratta di una cosa diversa? La frase topologico di Nash è stata usata, ma corrisponde a ciò che chiamiamo reale spazio topologico algebrico. Avevo un testo intitolato Reale spazio topologico algebrico. Fu un testo che avrebbe potuto essere la mia tesi a Princeton se quella sulla teoria dei giochi non fosse stata accettata, poiché l'altra sarebbe stata considerata matematica pura. Quindi aveva due tesi pronte all'epoca? Avevo due potenziali tesi. Alla fine ho impiegato del tempo a stenderle e non furono pubblicate fino a quando non lasciai Princeton. Ad esempio, oggi alla radio ha menzionato l'eguaglianza di Nash. Di che cosa si tratta? Sì. Fu una frase introdotta forse intorno agli anni 70. Ho steso il testo negli ultimi anni 50 e fu il testo che interagiva con il lavoro svolto da Ennio Di Giorgi. Ah, era questo. C'è un problema irrisolto riguardante le equazioni ellittiche. Le equazioni differenziali? Sì, le equazioni differenziali parziali in dimensioni superiori a 2. In due dimensioni il problema è stato risolto con alcune difficoltà, ma non vi era ulteriore comprensione. Quindi iniziai a lavorarci ed ebbi l'idea di collegare le equazioni ellittiche alle equazioni paraboliche e insistendo in questa direzione ottenni risultati positivi che mi permisero di dimostrare la corrispondenza anche con i teoremi delle equazioni paraboliche. Durante il processo usai anche delle ineguaglianze. Una ineguaglianza che usai fu chiamata dopo l'ineguaglianza Nash, ma l'intero progetto riguarda le equazioni ellittiche. E proprio su queste De Giorgi mi batté al traguardo. Ennio De Giorgi. Ha appena menzionato la fase che ci ricorda una sorta di competizione e una volta disse perfino che questa forse è stata la ragione per cui nessuno di voi due, vinse il premio nel 1958, giusto? Credo che sarebbe stato difficile comunque. Non sarebbe stato comunque abbastanza apprezzato. In effetti, lo pubblicai nel 58. Forse nel 62 ce l'avrei fatta. Credo di aver letto da qualche parte che nel 1958 perse il premio Fields per un solo voto e per questo andò a René Thom. Questo lo sapeva anche lei? Poteva essere stato per via degli spazi topologici. Quello fu un buon lavoro che eseguì nel 56. Quindi, giusto per ricapitolare brevemente, con la sua tesi sulla teoria dei giochi le fu conferito il premio Nobel. Eseguì uno studio sulla geometria algebrica con cui quasi vinse il premio Fields. Non credo con la geometria algebrica.
Si trattò di un buon lavoro. Dopo venne apprezzato, anche se non so se sarebbe stato sufficientemente apprezzato all'epoca. All'epoca? Ma era a conoscenza della storia che perse il premio Fields per un solo voto? Non ne ho mai sentito parlare. Dato che l'avevo letto da qualche parte, non pensavo fosse una storia vera. Ad ogni modo, si tratta degli ultimi anni 50. È appena detto che poteva invece vincerlo nel 62. Nel 1962 ci sarebbero state le equazioni differenziali parziali e avrebbero potuto ottenere un riscontro favorevole se De Giorgi non avesse presentato il concetto prima di me con le equazioni ellittiche. Ma nel 1962 era già, se si può dire, fuori dalla matematica. Avevo già avuto una sorta di esaurimento nervoso. Perché non vediamo un'altra scena? La seconda scena dal film. Vediamo un'altra scena tratta dal film che affronta questo periodo. The prodigal roommate arrives. Roommate? Oh, God, no. Did you know that having a hangover is not having enough water in your body to run your Krebs cycles? Which is exactly what happens to you when you're dying of thirst. So, dying of thirst would probably feel pretty much like the hangover that finally bloody kills you. John Nash. Hello. Charles Herman. Pleased to meet you. Well, it's official. I'm almost human again. Officer, I saw the driver who hit me. His name was Johnny Walker. Well, I got in last night in time for English department cocktails. Cock was mine. The tail belonged to a particularly lovely young thing with a passion for D.H. Lawrence. You're not easily distracted, are you? I'm here to work. Oh, you're right, I see. Crikey. Is my roommate a dick? Listen, if we can't break the ice, how about we drown it? L'ho vista sorridere e la vedo sorridere ora, quindi perché? Perché quello è il classico compagno di stanza. C'è un legame interessante tra il fatto che Jennifer Connelly vinse l'Oscar per migliore attrice non protagonista e che lui, Paul Bettany, il quale è un attore di successo, si sono sposati dopo. Dopo il film si sono incontrati sul set? Sì. È molto interessante. Ha visto la scena e ha pensato al loro matrimonio, ma nient'altro? È un fatto che non dipende dalla scena. C'è un altro aspetto della scena che si nota. La musica. La musica ha un antico compositore, Hildegard von Bingen. Un'antica abbadessa tedesca che compose musica. Cosa ci trova di particolare?
Mi piace la musica antica. Le piace la musica antica? Rappresenta un caso musicale determinante. Fu lei a suggerire questa musica, no? Fu solo un caso? Fanno il possibile nel creare il loro lavoro artistico. Quindi si può dire che la musica sia l'unica nota reale in tutto il film. Ma perché le piace questa musica? Hanno provato a spiegare la delusione e hanno approfondito ancora di più con il resto delle persone. Ho scordato il nome di questo personaggio. Non ha mai avuto allucinazioni visionarie? È relativamente raro. Credo ci siano dei casi di stati psicotici che sono più comuni, ma la tipologia che mi hanno diagnosticato è schizofrenia. E per il tipo di schizofrenia è relativamente raro avere le visioni. Quindi ne ha avute di tipo uditivo? Non ne ho avute all'inizio, bensì dopo qualche anno. Quindi quali furono i primi sintomi se non presentava allucinazioni? Ci furono delle allucinazioni, ma vede, non è necessario averne in visioni o sentirle. Può anche essere un qualcosa che pensi. Quindi ebbe delle allucinazioni tramite pensieri? Ad esempio? Per usare un'iperbole, puoi immaginare una persona che dovrebbe essere un democratico ma che pensa come un repubblicano, oppure un repubblicano che pensa come un democratico. Come fa a saperlo? Come fa a determinare che si tratti di allucinazioni di pensiero? Potrebbe essere un fattore politico determinante. Se qualcuno la pensasse diversamente, lo si potrebbe denunciare come schizofrenico. Ad esempio, in Italia, se si vota per Berlusconi, una persona potrebbe dire sei schizofrenico oppure comunista. Ora in Francia stanno per avere luogo delle elezioni importanti. Sarkozy contro la Royale. E c'è una notevole differenza nelle misure delle cose. Una volta discutemmo la relazione esistente tra la matematica in generale e le allucinazioni di pensiero o follia. E mi ricordo che mi disse che non credeva ci fosse alcun legame. Lo pensa ancora? Non ho notato alcun collegamento. Ovviamente fa parte del lavoro di un matematico. Pensare in modo logico, così come un giocatore di scacchi. Spassky non può giocare bene se farà sbagli durante il gioco. Mentre il matematico farà sbagli nel corso dei suoi studi per dimostrare prove. Eppure non esistono prove. Eppure mi ha detto che coloro che studiano logica potrebbero essere matti. Questo è il paradosso della cosa. E può darsi che sia l'unico ad averlo notato insieme a Giancarlo Rota. Lo può leggere nel libro. La logica matematica sembra paradossale. Ci sono dei personaggi dal comportamento forte. Lo sa che io sono uno studioso di logica? Ne è consapevole, vero? Non intendo dire siano il 90%. Già il 30% sarebbe molto. Perché crede ci sia un legame tra logica e follia? Il paradosso potrebbe essere veramente difficile. C'è una difficoltà intrinseca nella logica. La gente ci sta ancora lavorando. Pensa che il pensiero logico sia troppo astratto? Che la distacchi dal mondo reale? In un certo senso,
dovrebbe essere introspettivo. Un matematico non dovrebbe esserlo così tanto. Egli osserva un qualcosa che è diverso da se stesso, mentre, in un certo senso, gli studiosi di logica devono osservarsi tra loro. In effetti ha degli esempi. Quando tenne il suo discorso alla convention di Madrid sulla psichiatria, ad esempio George Cantor non ha avuto una mente del tutto stabile nel corso della sua vita. Ovviamente anche il filosofo Friedrich Nietzsche non era un logico. Non era esattamente uno studioso di logica. Le sembra interamente, a parte la logica... Lei ha incontrato alcuni studiosi di logica. Crede fossero al limite, se così si può dire. Ho avuto una gran discussione con Harold Kuhn circa il fatto di menzionare o meno un professore. Questo professore non fu mai insano o mai oltre il limite, ma si comportò in modo strano. Non ho capito. Chi era? Non farò mai i nomi. Era un professore a Princeton. Non dirò dove. Era famoso per comportarsi in modo piuttosto strano. E aveva una caratteristica spesso sviluppata da malati di mente. Ossia? Parlava con se stesso a voce alta. Parlava a se stesso? Mentre andava in giro. Per esempio, si supponeva che anche Gödel fosse un po' strano. Sì, Gödel è un esempio perché si tratta di un insano. Ma a volte gli insani si vogliono uccidere. Potrebbe farlo in un modo o in un altro. In questo caso si uccise a causa di una follia. Si lasciò morire. Ridursi alla fame, anoressia. Ci sono questi casi di giovani donne che pensano di non essere abbastanza magre e quindi smettono di mangiare e può portare alla morte. Ma in questo caso apparentemente non durante la sua vita, bensì verso la fine, quando perse sua moglie e quindi perse il suo proprio equilibrio. Non sono sicuro. Credo che sua moglie si ammalò e morì dopo di lui. Non sono sì, sicuro. È vero, morì qualche anno dopo di lui, o comunque si ricoverò. Non sono completamente sicuro. Aveva di sicuro molte eccentricità. Prima ha menzionato gli scacchi. Ma esiste un legame? In un certo senso anche gli scacchi hanno un che di logico e vi sono personaggi come Fischer, mentre Spassky non è stato nominato. Ho parlato di Fischer recentemente. È sicuramente un personaggio e non sembra razionale. Eppure gioca razionalmente. Non gioca davvero bene dopo. È stato campione del mondo per un breve periodo e poi è entrato in disaccordo con alcune regole e Karpov divenne campione in automatico. Ma almeno in questo caso sembra esserci un equilibrio. Pensava razionalmente, quindi giocava razionalmente. Ma non pensa che un matematico, intendo, voglio dire, non è il suo caso, poiché a causa di queste allucinazioni di pensiero, dopo, lei non ha più potuto proseguire il suo lavoro di matematico? Nei miei primi anni, dopo i miei disturbi mentali, vi erano dei periodi di alti e bassi.
Ero in questi ospedali ed ero forzato ad essere conforme. E ho ricevuto correzioni mentali. Il mio pensiero era irrazionale, ma oltretutto disapprovato dalla società. Ero pronto a tornare al mio lavoro, ma non ricoprivo una buona posizione per essere riassunto. Potevo lavorare e ho effettuato anche delle buone ricerche con buoni risultati per il Nash Blow Up. È stato concepito dopo essere stato ammalato? Sì. E anche la geometria algebrica è venuta dopo problemi di ricovero. Erano gli anni 60? Sì, anni 60. Ha potuto lavorare ancora negli anni 70 e 80? Negli anni 70 non lavoravo. Per niente? No, ma negli anni 80 mi stavo riprendendo e lavoravo per hobby. Come che cosa? Hobby? Lavoravo ai numeri, programmi, studiavo i computer, sviluppando dei programmi specifici, sviluppando idee. Senza avere un impiego, potevo comunque compiere delle ricerche. Si può dire che ad un certo punto la matematica era una sorta di aiuto per la sua malattia? Se una persona accusa un problema mentale, qualsiasi occupazione terapeutica può essere di aiuto. Se una persona è occupata, se coinvolge le proprie funzioni, un tipo di terapia psicologica introdotta di recente prevede invece dei soliti farmaci. Un lavoro, non di psicoanalisi, ma di interazione. Un therapist può interagire con il paziente, quindi potrebbe essere una buona cosa. Ha detto che i suoi problemi, almeno ad un certo punto, derivavano da queste allucinazioni uditive. Come le paragona alle allucinazioni accadute nella storia? Per esempio, Socrate, almeno quello descritto da Platone, affermava di non fare determinate cose perché sentiva una voce che gli diceva di non farlo. È possibile. Al tempo lo chiamavano il demon. La Bibbia è piena di storie dove c'è qualcuno che riceve in sogno il messaggio di Dio. Ma i sogni sono cose diverse. Una cosa è sognare, mentre altra cosa è sentire delle voci. Un sogno non è considerato un'allucinazione. Ma ovviamente, se ci credi, allora lo è. Potrebbe avere lo stesso effetto? Se Dio non esiste e credi di sentire la voce di Dio che ti dice di fare qualcosa, allora... Cosa ne pensa delle persone nella storia che affermano di aver udito delle voci? Pensa che oggi sarebbero classificate come schizofreniche? Potrebbe essere una cosa pericolosa da dire. Forse avrebbero dovuto consigliare a Socrate di stare attento. Anche alcuni profeti. Se ti viene in mente di dire che senti delle voci, non è proprio consigliato. Ovviamente, dopo tutto ciò, si è rimesso. Trova delle motivazioni oppure pensa sia stata solo fortuna? In altre parole, pensa di aver fatto qualcosa che l'abbia aiutata in questo recupero oppure è successo e basta? Ci ho pensato.
Progressivamente ho impiegato la mia mente e gradualmente sono stato meno distratto da cose infondate. Ho realizzato che alcune delle mie allucinazioni, quando ho potuto infine riconoscerle in quanto tali e ho potuto sviluppare una forma critica verso di esse, non fossero una politica buona e che uno non dovrebbe pensare troppo alla politica a meno che non sia qualcuno di importante. Uno non può sapere se lo è o meno. Ha detto di essere meno distratto, quindi in un certo senso ancora sentiva delle voci e che non gli prestava più attenzione, oppure si sono fermate ad un certo punto. Era il processo della dissolvenza. Quindi non le sente più, oppure semplicemente non le vuole più sentire? No, non le sento più. E infine, l'ultimo periodo della sua vita è quello dopo il premio Nobel, che le diede fama e notorietà. Sì, il premio Nobel mi mise in una posizione che mi diede delle ragioni vere per lavorare. E quindi tornai a risolvere la teoria dei giochi. E inoltre nutro ancora interesse verso la cosmologia e le equazioni di tempo e spazio. E ho sviluppato un'idea, prima del premio Nobel, che ho continuato a studiare. Ultimamente c'è qualcosa di interessante in merito, perché la famosa equazione di Einstein potrebbe... Elettromagnetismo e gravità. Einstein stava lavorando su di essi. La sua teoria dei campi unificati sarebbe entrata in conflitto con essa, ma non ha mai prodotto nulla che fosse accettata. Quindi è uno dei suoi recenti interessi? C'è ancora la cosmologia. Ho iniziato a sviluppare il concetto prima del premio Nobel del 1994. E non ci ha più lavorato dopo? Ho continuato da allora, ma non gli dedico tanto tempo. Non dedico me stesso a tutto. Ad esempio, lavora ancora sulla teoria dei giochi? Sì, e mi considero ora un esperto sul denaro. Sui soldi? Sì. In che senso? Ho un teorema ideale dei soldi e delle variazioni in merito al concetto. Ma prima di continuare, vediamo l'ultima scena tratta dal film. Possiamo vedere il terzo segmento del film? Poiché questo è collegato alla cerimonia del premio Nobel. It's not there. No, no, it's not there. I've always believed in numbers, in the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. You are all my reasons. Thank you.
Era una scena piuttosto improbabile, vero? Come scena cinematografica è stata molto popolare. Ho ricevuto molte lettere da persone molto commosse. Ma ovviamente non è ciò che facciamo. Perché non vediamo cosa è successo? Perché non vediamo di nuovo il pezzo che è stato trasmesso quando il professore è entrato e che è la scena vera e ci fa vedere quanta differenza ci sia fra la realtà e la finzione invece? Proviamo a vedere cosa è realmente successo a Stoccolma. John Hassani, han i ungrare av borden han också och ännu en av dem som tvingades fly västerut på 50-talet. Han är 74 år nu och han har varit professor vid universitetet i Berkeley i Kalifornien. Det är 45 år sedan den då geniförklarade John Nash, matematiker, formulerade sin spelteori. Sen dröjde det inte länge förrän han drabbades av svår schizofreni och var borta från forskarvärlden i 30 år. Och först nu så har hans sjukdom släppt. Och det är även, kan man säga, något av ett mirakel att han kan stå här och ta emot Nobelpriset idag. Han är 66 år. Och som första tysk får nu Reinhard Zelten från Bonn ta emot årets ekonomipris. I alla fall en tredjedel av det. Han och Harsani har arbetat ihop flera år och dessutom gett ut en bok tillsammans. Och ju med det är... har alla pristagare fått sitt diplom, sin medalj och pengarna får de faktiskt först på måndag. Och nu nationalsången. Harsani è morto, ma Zelten è ancora forte. Dobbiamo credere al resto del film dopo aver visto la scena, come riflette la realtà. Sarebbe difficile credere anche una sola parola di tutto il film. Come ha cambiato la sua vita il premio Nobel? Non mi piace entrare nei dettagli. Penso che per molte persone il Nobel sia stato un cambiamento relativo. Ma Alferov avrebbe potuto rimanerne influenzato considerevolmente. Per via della situazione russa? Se non avesse ricevuto il premio, si sarebbe trovato altrove. Non so cosa mi sia successo. Alcune persone sono così riconosciute, così affermate. Prima sì. Del premio? Quindi non cambia molto? Sì, forse uno se lo aspetta, ma... poi, quando arriva, non cambia così radicalmente le loro vite. Vuol dire che invece nel suo caso è stato molto diverso? Non ero così affermato. All'epoca non aveva lavoro quando ricevette il premio, giusto? Esatto. Ora invece ha un lavoro. Ha un ufficio a Princeton, ma ora si ritirerà. Beh, non sono incline a insegnare. Ho un lavoro, ma compio ricerche. Non considero questo argomento trivial, non privo di conseguenze. Se avesse una seconda possibilità, come questo gioco, Second Life, sceglierebbe il premio Fields oppure il premio Nobel?
È soddisfatto di aver ricevuto il premio Nobel alla fine della sua carriera? Tia è stato qui. Tia ha un premio Fields. Quindi? Ma non solo qui, ha anche un Nobel. Quindi ha sia uno che l'altro. Quindi, in altre parole, è un modo contorto per dire che lei avrebbe voluto entrambi. Chi più ne ha, meglio sta. Peccato non avere una seconda possibilità, ma almeno ha ricevuto il premio Nobel. Penso che abbiamo più o meno passato in rassegna le sue interessanti ed infelici eventi, ma anche quelli felici. La ringraziamo di cuore per essere stato con noi e speriamo presto di vederla di nuovo. Lo spero. Grazie. Grazie.